Ciao, in questo video andremo a svolgere una routine dedicata alla mobilità articolare. Per svolgere questa routine vi chiedo l'utilizzo di, io ho un semplice bastone, ma va benissimo anche un manico di scopa, e io in questo caso ho una panca, ma va benissimo l'utilizzo di una sedia. Andremo a fare una routine completa, quindi lavoreremo un po' su tutte le articolazioni. Per partire, impugniamo il nostro bastone barra manico di scopa. L'ampiezza della presa deve essere bella ampia perché ci deve permettere, quindi più o meno, vi do anche un indizio, la presa deve portare il bastone più o meno all'altezza delle anche. Quindi se io ripugnassi qui sarebbe troppo stretta, cerco di prendere un po' più alto in modo tale da portarlo più o meno all'altezza delle anche, quindi sotto l'ombelico. Da questa posizione, mantenendo le spalle basse, quindi non devo alzare mai le spalle, devo sempre mantenere le spalle basse, andiamo a fare delle circonduzioni dietro, quindi solleviamo le braccia fino a portare il bastone, passare sopra la testa e continuiamo questo movimento per circa 10 volte. Mi sono a 4, 5, 6. Quindi non solleviamo mai le spalle, 8, 9 e 11. Ok, lo riportiamo avanti, diamo un attimo modo alle spalle di rilassarsi un attimo e passiamo al secondo esercizio. Per il secondo esercizio ritorniamo sulla nostra presa, quindi con l'asta che rimane più o meno all'altezza delle anche. Questa volta facciamo passare un braccio vicino all'orecchio e l'altro che segue, e facciamo 10 circonduzioni per lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Ok, stessa cosa la ripetiamo partendo con l'altro braccio, quindi passa vicino all'orecchio e l'altro segue. 1, 2, 3, 4. 5, 6, cerchiamo di non flettere mai i gomiti, di rimanere sempre con le braccia belle tese. Ancora due circonduzioni. 1 e 1, 2. Ok, questa volta posizioniamo il bastone dietro la schiena, posizioniamo una mano più o meno all'altezza sopra il gluteo e una mano sopra l'altezza della testa. Cerchiamo di tenere, anzi, la mano posizioniamo più in basso, quindi sotto al gluteo. In questo modo riusciamo a tenere il bastone barra manico di scopa a contatto con tutti i punti, quindi testa, dorso e gluteo. Mantenendo questi punti di contatto, posizioniamo i piedi alla larghezza delle anche. Ammorbidisco le ginocchia e mi fletto in avanti, cercando di rispettare appunto questi tre punti. E vengo su. Cerchiamo di scendere più o meno fino a portare il busto parallelo, quasi parallelo a terra, e vengo su. Dobbiamo fare attenzione a non sedersi, ma a ammorbidire le ginocchia e a flettere il busto in avanti. Facciamo ancora qualche ripetizione. Quindi cerchiamo di tenere il mento chiuso per non perdere i punti di contatto. Sentiamo magari allungare anche la parte dietro delle gambe. Facciamo ancora una ripetizione. Ok, buono. Abbiamo finito con il nostro bastone, quindi lo possiamo mettere via. E ci posizioniamo in piedi, larghezza delle anche, posizioniamo le mani sulle cosce.
Da questa posizione facciamo un movimento simile a quello di prima, quindi ammorbidisco le ginocchia, mi fletto in avanti con il busto, arrivo più o meno con le mani all'altezza delle ginocchia. Da questa posizione vado a creare una gopa e la vado a sciogliere una vertebra alla volta fino per ultime le spalle, aprendo bene il petto. Scendo mantenendo la schiena dritta fino ad arrivare alle ginocchia, extra ruoto il bacino, chiudo il mento e sciolgo tutta la colonna una vertebra alla volta. Continuiamo pure per qualche ripetizione, arriviamo fino alle ginocchia, gobba e vado a sciogliere tutta la colonna. Facciamo ancora due ripetizioni. Ok, adesso ci posizioniamo sul tappetino, nella posizione in quadrupedia, quindi con le mani perfettamente sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, andiamo a fare delle circonduzioni con il bacino. Quindi lo portiamo prima da un lato, poi andiamo un po' in avanti, dietro e sentiamo proprio un massaggio. Disegniamo dei cerchi, più o meno ne facciamo 6. Per senso, ne faccio ancora due. Per poi andare a fare anche nell'altra direzione. Uno, due, andiamo avanti con il bacino senza esagerare. Tre, quattro, cinque. E una 6. Okay. Andiamo a recuperare un attimo sedendoci sui talloni, andiamo a allungare la lombare, cerchiamo di allungare bene le braccia e di posizionarci sui polpastrelli, così allunghiamo bene anche la schiena. Manteniamo questa posizione per alcuni secondi, poi appoggio il palmo della mano a terra e vado in completa estensione, quindi vengo completamente in avanti, spalle basse, petto aperto e rimaniamo qui nella posizione dei cobra. Poi adesso lo facciamo in maniera dinamica, quindi torno dietro, mi siedo sui talloni. Quando vengo avanti porto anche i talloni verso i glutei. E questa è la posizione della balena. Torno indietro e andiamo avanti. Talloni su e sento allungare anche i muscoli della schiena. Dietro e avanti, manteniamo qualche secondo questa posizione, okay. Appoggio le dita di piedi a terra, ritorno in quadrupedia, riposiziono le mani perfettamente sotto le spalle. Da questa posizione allunghiamo dietro una gamba, dietro l'altra e siamo nella posizione di plank. Da questa posizione le mani non si spostano da di qui, portiamo in alto il bacino. Cerchiamo di estendere bene sia le gambe che anche tutta la schiena, cercando di portare il petto verso terra. Da questa posizione facciamo delle piccole pedalate, quindi ammorbidisco un ginocchio, estendo bene l'altra gamba e inverto. Cerchiamo sempre di spingere bene con le mani a terra. Ancora qualche ripetizione. Ok, torno in plank e da questa posizione appoggio le ginocchia a terra, ma le appoggio in modo tale da avere spalle, bacino e ginocchia che formano una linea. Da questa posizione porto il piede destro di fianco alla mano destra. Rimaniamo in questa apertura per le anche e da di qui andiamo a fare una leggera pressione sul ginocchio e sentiamo magari un po' di fastidio in questa zona qui. Facciamo una leggera pressione, poi da questa posizione per mettere le mani a terra e andiamo a fare questa volta delle torsioni, quindi da di qui vado ad aprire grande e ritorno giù con la mano a terra. Lo facciamo per 6 volte, apro grande e torno giù, apro grande e ritorno. Ho perso il conto, ne facciamo ancora due, non è un problema.
manteniamo un attimo l'apertura e scendo. Ok, stessa cosa, andiamo a ripetere con l'altro lato. Quindi riporto la gamba destra al suo posto, porto la sinistra, piede sinistro di fianco alla mano sinistra, e anche qui facciamo prima un po' di pressione sul ginocchio. Per poi portare la mano a terra e andiamo a svolgere sempre delle torsioni. Quindi apro grande con il braccio che con la mano che passa vicino al petto e torno giù. Con lo sguardo seguiamo la direzione della mano, quindi andiamo a guardare il soffitto e torno giù. Siamo a due. Su. Tre. Quattro. Cinque. E uno sei, manteniamo un attimo l'apertura. Ok, torniamo con la mano a terra, portiamo il ginocchio sotto le anche, quindi torniamo alla posizione di quadrupedia e da lì qui andiamo un po' a muovere la colonna. Dopo. E spiazzo, quando spiazzo inspiro, quando vado per fermare l'addome, tutto ferrato. Inspiro, allungo bene, fuori l'aria, guardo l'ombelico. Inspiro, e butto fuori. Inspiro, e butto fuori. Ok, da questa posizione allontaniamo la mano sinistra, allontaniamo la mano destra e portiamo il petto verso terra. Quindi l'obiettivo è di portare il petto a toccare a terra. Se non ci arrivate non vi preoccupate, sentirete magari un po' di tensione a livello delle spalle. Se volete, da questa posizione possiamo portare l'appoggio sulle polpastrelle. Riportando le mani a terra, faccio passare un braccio sotto, appoggio le orecchie a terra. Quindi il braccio deve passare sotto l'altezza della spalla e stessa cosa la vado a ripetere dall'altra parte. Ok, cambiamo posizione. Ci sediamo, prendiamo un attimino a lavorare sulle anche, posizioniamo le mani perfettamente sotto le spalle, i piedi alla larghezza delle spalle. Mi raccomando che non siano troppo distanti, perché da questa posizione, quando scendiamo, dobbiamo ritrovarci con il piede appoggiato alla coscia. Quindi non deve accadere né questo, e neanche questo, che la gamba sia troppo distante. Quindi il piede appoggiato alla coscia. Guardi qui, andiamo in una direzione all'altra. Se vogliamo, se riusciamo, possiamo anche farlo senza mano. Facciamo anche un po' di torsione, quindi portiamo magari la mano sinistra sul ginocchio destro, andiamo della spalla destra, e stessa cosa dall'altra parte. Anche qui andiamo a fare una bella torsione, e andiamo dall'altra parte. Ok. Guarda questa posizione, proviamo a incrociare le gambe. Se riusciamo possiamo mantenere le ginocchia a terra, quindi senza mai accavallare le gambe. Se invece ci risulta difficile, facciamo la classica posizione delle gambe incrociate. Io riesco ad esempio a tenerle separate, quindi riesco a stare con le ginocchia a terra. Da questa posizione iniziamo a camminare con le mani fino ad arrivare al massimo allungamento e rimaniamo un attimo in questa posizione. Ancora qualche secondo. Cerchiamo di allungarci fino a percepire tensione, ma non eccessiva, in modo tale da riuscire a gestire questa posizione anche per un minuto.
Ok, lentamente torniamo, così stendiamo le mani sulle ginocchia e iniziamo a fare delle circonduzioni portando il petto verso le ginocchia. Dietro. Facciamo circa 6 ripetizioni per lato. Esatto, quindi l'obiettivo è di portare il petto vicino alle ginocchia. Faccio ancora una ripetizione, poi cambio senso. Ok, stessa cosa andiamo a fare dall'altra parte. Quattro. Cinque. E una sei. Ok, andiamo con la schiena a terra. Vi stendiamo una gamba, l'altra gamba invece la afferriamo sulla coscia e da lì qui proviamo a estendere il tallone verso il soffitto e rimorbidisco, quindi recupero e ci riprovo, teniamo il piede a martello e cerchiamo di estendere la gamba il più possibile e 2 fino a 6 3 4 5 e 6, stessa cosa la ripetiamo con l'altra gamba, quindi afferro dietro la coscia e stendo 1 2 3 4 5 e una 6. Ok, sostiamo lentamente, andiamo a scaldare le caviglie per svolgere l'ultimo esercizio di mobilità che sarà dedicato alle caviglie. Facciamo un po' di calcio alternato, quindi spingiamo sulle punte, un po' alternato, mettiamo leggermente il ginocchio. Ok, andiamo a svolgere il nostro ultimo esercizio, nel vostro caso servirà l'utilizzo di una sedia, posizioniamo il piede sulla sedia mantenendo il tallone sotto al ginocchio. Da questa posizione l'obiettivo è di mantenere il tallone sulla sedia e di portare il ginocchio oltre alla punta delle dita. Quindi da qui proviamo ad andare in avanti, andiamo finché riusciamo, rimango un attimo quando raggiungiamo fine corsa e ritorniamo. 1 2 3 4 5 e 6. Cambio, stessa cosa, manteniamo il tallone giù. Contatto con la sedia, quindi senza mai sollevarlo. 1 2 3 4 5 e una 6. Ok, ci sediamo sulla sedia, posizioniamo un piede sopra alla coscia e andiamo a alleviare eventuali tensioni a livello delle dita, quindi magari sentiamo qualche cicciac e andiamo un po' a manipolare, andiamo a dare un po' di movimento alle dita delle dita, possiamo anche un po' massaggiare se sentiamo magari eventuali tensioni, quindi questo è anche un check per capire la salute nel nostro piede. Prima con un piede e poi con l'altro. Andiamo prima a mobilizzare bene le dita del piede.
un po' di movimenti che magari non sono abituati a fare, allarghiamo un po' le dita, questo magari potete fare anche da scherzi. Ok, andiamo a fare qualche massaggio, andiamo a capire se il nostro piede sta bene o se invece si sta manifestando un fastidio. Ok, con questo automassaggio abbiamo finito la nostra pratica, quindi ci vediamo al prossimo video.